La quarta dimensione, l'evoluzione della coscienza, Bernardino del Boca, edizioni L'età dell'acquario. La quarta dimensione. Tre tipi di uomini camminano oggi sulla Terra. Ognuno di essi esprime qualcosa che sfugge al singolo individuo e al sociologo, perché questo qualcosa ha significato solo per ciò che vive in un'altra dimensione della vita. Un tipo d'uomo è quello che, seguendo le scoperte della scienza e della tecnica, è convinto che l'umanità è al culmine del suo sapere. Un altro tipo d'uomo è quello che, analizzando i risultati dei diversi rami della scienza, si convince sempre di più che l'uomo non conosce quasi nulla del creato e si accorge sempre di più che, a ogni nuova scoperta, invece di restringersi, si allargano i nostri orizzonti, soltanto per farci provare lo smarrimento della nostra impotenza. Ma c'è un terzo tipo d'uomo, quello che ha intuito che i sensi umani sono limitati e che perciò non possono farci percepire completamente la realtà che ci circonda nella sua pienezza. Per questo tipo di uomo ciò che conta è vivere la propria vita in armonia con le cose che lo circondano, lasciandosi guidare dalle giuste leggi della natura, senza chiedersi mentalmente il perché delle cose, ma lasciando che le cose gli insegnino a vivere, a espandere la propria coscienza. Questa è la giusta via di mezzo.